Finisce in parità il derby del Savini tra Notaresco e Chieti. Nessuna rete segnata, ma le occasioni, anche ghiotte, non sono certo mancate, con il Chieti che in avvio di partita ha colpito due legni. I neroverdi hanno fatto di più, ma il Notaresco, dopo la sbandata dei primi minuti, ha risposto colpo su colpo. Tra i padroni di casa, out per squalifica l'ex Pietrantonio, fuori anche Scipioni. Nel Chieti manca il febbricitante Laziz, sostituito nel cuore della difesa da Esposito, vista la squalifica di Conzon. In porta c'è Serra al posto di Antignani. Oggi giornata rosso-blu, non sono validi gli abbonamenti, i 1000 posti del Savini sono quasi tutti esauriti, 200 i tifosi neroverdi presenti, dirige Lorenzo Moretti di Cesena. Pronti via e dopo una manciata di secondi Forgione colpisce il palo, la palla finisce a Mercuri che conclude ma Curtosi sventa. All'ottavo azione fotocopia, Salvatore dal limite, altro legno, respinta sui piedi di Fall, ancora Curtosi a dire di no. La partita diventa più equilibrata e al 34esimo il Notaresco potrebbe sbloccarla, ma Rancone mette in aria il pallone, arriva a Francofonte che il calcia da pochi metri, Serra salva tutto. Poco dopo ancora Notaresco con una conclusione di Forcini bloccata da Serra. Nel finale di tempo ci prova Fall, ma Curtosi non si fa sorprendere. Con le immagini di Alberto Capo andiamo alla ripresa. Inizia bene il Notaresco con un paio di conclusioni di Daloia al quarto e poi al nono di Belloni, sfera fuori bersaglio. Al quarto d'ora è però il Chieti a confezionare una ghiotta palla gol, traversone di Forgione, Castellano a botta sicura, Curtosi ancora determinante. 28esimo, neroverdi in area del Notaresco, Forgione tenta il numero su sponda di Fall. Poco dopo però si rivede il Notaresco con Forcini, tiro alto. Nel finale l'ultimo brivido, Curtosi deve respingere con un bel colpo di reni una deviazione amica di Tringali, la sfera stava per insaccarsi. Il match si chiude dopo 9 minuti di recupero, in classifica il Chieti rimane a 2 punti dai playoff, il Notaresco è lontano a 5, ma al di là di tutto la squadra di Alessandro Bruno merita solo applausi. Domenica prossima altra trasferta per il Chieti a Monterotondo, Notaresco in casa della capolista Campobasso.